Come va? Lasciate che prenda una sedia. Non capite come mai ho una torta qui con me? Ma ragazzi, dobbiamo festeggiare tutti questi anni assieme, 7 anni di YouTube. Bellissima. Ne volete una fetta? Ma io ve la do anche intera, dai. Prendetela, eccola qui. Ehi, va tutto bene? Ehi ragazzi. Oh no, non dirmi che ho usato la torta del set. Quella è la torta dentro. Oh, per fortuna siete tornati in qua, scusatemi tanto. Ste dannate pubblicità, porca trota, cioè mi hanno confuso tantissimo. Sono dei pazzi, per fare delle pubblicità ci mettono dentro la colla nella torta. Andiamo a vedere un po' assieme in modo da evitare questi cibi come la peste. No, cioè guardate cosa fanno a sta povera pizza. Queste pizze, stoppa la tortura delle pizze. Ma c'è il twist, ci mettono la colla. Praticamente per fare alcune pubblicità che vediamo in televisione usano ingredienti non proprio convenzionali. È per renderla tipo mozzarellosa. Porca vacca. Guarda, poi usano anche per il latte era colla quella. Usano la colla per tutto. No, perché è più bianca forse. Perché anche rimangono più a galla, no? Ma io mi immagino magari uno dei figli del direttore che si dimenticano la cosa nel set. Arriva il bambino. Che buono questo caffè latte! È pericoloso, secondo me. È pericoloso. Adesso vi mostro altre cose. I capelli. Oh, ecco qua una nel set con i suoi capelli brillanti. Ma come fanno ad averli così brillanti, a tirarli così in modo assurdo? Visto? C'era il frustino! C'è un tizio che... è là che gli butta i capelli così. Ma poi tipo, cosa devi dire? Ma che lavoro fai nella vita? E lui, il frustino. Io faccio il frustino. Io sono un uomo verde che frusta i capelli. Poi vediamo. Ah, ecco, vedi come fanno a fare i riflessi belli sui capelli. Io pensavo fossero quasi effetti speciali, ma no, è proprio delle lampade puntate così. Io mi interesso, cioè... Intanto devo diventare Shrek, praticamente, devo diventare un uomo verde, devo diventare un alieno con un bastone verde. Ecco, e poi li cancellano il bastone, cancellano tutto. C'è veramente della magia, guarda qua! Cioè, guardate come fanno! Tu ti chiedi, no, è fatto tipo in computer grafica? No, no, è fatto proprio a mano, perché a mano esce bene. Tutte queste cose in computer grafica è un po' un casino. Invece a mano, e poi... Quanta cioccolata sprecata, perché non lo fanno una volta, deve uscire lo shot perfetto. Quindi lo fanno 400 volte finché non ti esce bene, che non si schiacci in modo delizioso. Ah, questa è pazzesca. Questa è pazzesca, cioè vedete, il set si muove, cioè lui è fermo con le corde, gli hanno passato un acquario davanti. È un acquario finto davanti, così lui sembra che nuoti. Vedete, a sinistra abbiamo la pubblicità, lui che nuota dentro l'acquario. Ma è tutto tipo passato davanti. È assurdo, anche poi quando lui si mette sul pianoforte, in realtà è in verticale, sta volando. Non capisco perché in verticale però. Cioè, ma che cosa si inventano? Anche qua, tu dici, computer grafica? No, è tutto un set costruito apposta per fare sta scena. Cioè ci sono delle persone che se andiamo a vedere, sono là dietro che spingono tutto per fare una pubblicità assurda della Apple. Cioè hanno speso un botto, anche il divano che arriva con persone, che poi arriva tutto. Anche qua io mi sono sempre chiesto come fanno quelle cremine che entrano nell'acqua, no? Che svolazzano. Qual è il trucco della cremina? Voglio sapere il trucco della cremina! Con l'acqua che scende a cascata, in realtà è un set vero. È un set vero che loro giocherellano come un bambino nell'acquario, ci immergono la camera da 8 milioni di euro, fanno su e giù, gli escono le bollicine e poi a forza di tentativi, di tentoni, c'è un tizio con la mano, col frullatore, boom, me la fanno volare su e giù. E quando hanno lo shot perfetto, te la schiaffano nella pubblicità. E poi l'aprono così con i tubetti. Col mulinello d'acqua, il signorino col trapano. E devi essere un ingegnere. Vediamo McDonald's. Come fa McDonald's le sue cavolo di pubblicità? Panino vero? Cos'è sto schifo? Lei lo compra il vero McDonald's, la tizia che deve fare i panini. E poi torna a casa... Prendono il panino al McDonald's, levano tutto, tengono solo il pane, comprano le cose dal macellaio, quello buono, e poi boom, iniziano a truccarlo, ci mettono pure un dipinto, no? Un Bob Ross. Tu devi essere Bob Ross e pennellartelo.
poi un po' di Bob Ross, un po' di Photoshop e hai creato la pubblicità. Ecco, quando il panino rimbalza, come fanno a fare ste scene col panino che rimbalza e che gli cade perfetto? Manco sulla Bottle Flip Challenge puoi fare il panino che rimbalza e cade perfetto. Usano delle mini catapulte per fare il ketchup che vola! In realtà lo shot è girato al contrario per farlo perfetto, no? Mamma mia! Comunque mi fa venire fame questa cosa, mi fa venire fame un botto. Adesso ci provo anch'io con il mio panino. Lui è Giannino, questo è il mio panino. Lo schifo. Oh. Allora, vedi, le patatine che stanno perfette su. Le incollano la mano con gli stuzzicadenti, vedi la tattica. Non mi dire che fanno la pizza col cartone. Di questo vi parlavo, vedi, la colla è la ricetta di che cura ogni male. In realtà tu mangi un pezzo di cartone con quello è vernice blu. Vedi, real è così. Commercial è una bomba calorica. Guarda, per grigliarlo lo fanno soffrire. Lo torturano la cavolo di bistecca con un braciere. Adesso ci andranno col pennello, vedi? Manca solo la colla in questa combinazione. Se non c'è la colla non lo compro. Beh dai, questo era abbastanza biologico come panino. Cosa hanno usato di strano? Niente alla fine. Ci stava, quello era mangiabile. Il trucco! Per fare che stanno sopra ci hanno messo la cosetta dentro. Mamma mia! Big Brainly! Bene, ci voleva il sapone. Cosa ci fanno adesso con il sapone? La birra schiumosa con il sapone sopra! Ma certo! Un tedesco è morto da qualche parte. Io! No! No, volevo... Oh, te lo bruciano con la fiamma ossidrica per sciogliere il formaggio. Però vedi, i panini sono quelli che si salvano, sono gli unici mangiabili. Ci ha messo una spugna. Ecco, quello reale, quello che con la spugna, però vedi, sto bello grosso. Porca vacca, però quanta fame. Ah, hanno usato, non ci credo. Io pensavo che fosse tipo veramente sciroppo d'acero là. Hanno usato l'olio da motore. Perché non viene assorbito dai pancakes? Ma porca. C'è un incremento di stazza notevole. Adesso cosa mettono? Un rossetto alle fragole. Giustamente perché non sono abbastanza rosse. C'è una là che... Mannaggia. Ah, ma usano... Hanno usato la Gillette per far la panna. Hai capito? Hai capito il suo vero utilizzo? Eccolo lì. Cosa hanno fatto al pollo? Questo è un pollo? Già è stato fatto fuori per motivi futili. Poi, in più, lo sfruttate in questo modo? Ah, per renderlo arrostito, lo pitturano con del marroncino. E quello vero bruciato carbonizzato? Siete dei pazzi. Passiamo comunque anche ai film adesso. Vogliamo vedere alcune cose dei film. Questo mi ha stupito tantissimo. Perché c'è sta qui, no? Vedete che lei adesso è a destra, dentro una finestra, ma in realtà è tutto green screen. Lei è messa dentro in una scena 3D. Questa volta c'è il 3D. Io mi chiedo, se al 3D puoi fare cose talmente belle come questa, perché non facevano anche tutto il cibo col 3D? A sto punto, secondo me, siamo a livello di risparmiarci fatica. Secondo me col 3D vai prima. Vedi? Vedi che è una scena 3D anche sopra, te la mostra. Cioè, se non me lo dicessero, io ci metterei un po' a capirlo. Questo ascensore, ad esempio, quanto vero sembra? Ah, va dal tizio davvero che gli dà la roba! Gli dà la roba davvero al negozio, non ci credo! Adesso, secondo voi cosa compra? Secondo me compra un paninazzo con la colla. Vai, l'ha preso, il mio preferito. La sua recitazione è fuori dal comune, perché vi dico, se lei non recitasse così, questa scena farebbe pena. Comunque mi pare che è fatto da uno studio indipendente, cioè da gente comunque... Complimenti. Sono curioso. Hanno detto che stanno lavorando? Ah, hanno fatto sto film in un garage. Mamma mia, quante cose potremo fare tra poco col 3D. Non servono più 30.000 attori, mi sa. Excited for the future. It's better to learn some English. E per concludere, John Motherfrogging Wick. Come l'hanno fatto? Tutta quella scena assurda con le bikes, che neanche mi ricordo di averla vista. Vedi, tutta in green screen.
Il green screen è l'effetto speciale più potente al mondo, secondo me. E ce l'ho anch'io a casa da qualche parte. Cioè, eccolo qua. Guarda cosa ci puoi fare con il green screen. Guarda, guarda, cioè, tutte ste scene fatte a rallentatore, praticamente così. Sti uomini verdi, veramente. Deve essere anche faticoso star dentro le tute. Cioè, secondo me i veri eroi sono gli uomini verdi. Vabbè, ecco, aspettavo questo. Aspettavo questo. Quello che diceva che gli faceva schifo la tuta. Ti capivo già guardandoti. Ma insomma, abbiamo visto sti cavoli di effetti speciali, però qua nel canale di Gabby facciamo anche cose migliori. Dai, vai regia, Isaac, effetti speciali, Gabby, attore. Oh cavolo, c'è un elicottero, mi sta per sparare. Wow, è un'esplosione. Oh cavolo, mi sta arrivando addosso. Tiro fuori la figa. Oh, qui la bocca e me lo mangio. Mamma mia, è stato buono!